Il nome WASP vuol dire When a Sneaker Becomes. Il marchio è un marchio nato con l'idea di creare la prima linea di borse sneaker inspired. Quindi la borsa contiene tutti gli elementi distintivi della sneaker, la pelle di vitello con grana d'ollaro, il tessuto tecnico mesh tipico delle calzature sneaker, perlomeno nella stagione estiva, e soprattutto i tasselli in gomma. Il marchio è nato nel 2020, l'idea è nata nel 2018 guardando un docufilm sulle sneakers, quindi ci sono stati dei tempi tecnici piuttosto lunghi perché la ricerca del modo migliore per inserire questi tasselli su una borsa, cosa mai fatta prima, è stata molto lunga. Abbiamo dovuto costruire degli impianti dedicati fatti sul nostro disegno. È una borsa prodotta interamente nella nostra azienda, è un'azienda che esiste da oltre 40 anni, facciamo fason per brand di alta fascia, per cui garantiamo anche al nostro progetto una qualità unica, completamente made in Italy. È una borsa artigianale in quanto ci sono anche delle cuciture a mano, abbiamo una persona che proprio fa questo e quindi garantiamo anche l'artigianalità del prodotto. Allora, questa borsa che è la shopping più piccola si chiama Rainbow, è una borsa che è fatta con pelle di vitello leggermente stampato, il tessuto mesh, il tessuto tecnico tipico delle sneaker e soprattutto ci sono questi tasselli in gomma che, ripeto, non sono incollati, non sono cuciti, ma sono comunque fissati alla pelle tramite un reticolo, diciamo, interno, per cui non si sganciano. Non è richiesto l'utilizzo di collanti che spesso sono nocivi, quindi anche in questo senso, diciamo, è una scelta che guarda alla sostenibilità del prodotto. I filati derivano da pet post-consumer, quindi c'è tutto un riciclo della plastica nell'utilizzo dei filati. Quando parlo di artigianalità del prodotto, mi riferisco appunto a queste, per esempio, cuciture che vengono fatte a mano proprio per garantire una maggiore tenuta oltre alla cucitura che viene effettuata sul bordo della borsa e idem, diciamo, sul fianco c'è una travetta a mano che sostiene appunto la tenuta della tracolla. Grazie alla nostra esperienza siamo riusciti ad industrializzare il modello CAD della borsa, per cui questa è una borsa che non ha scarti di produzione. Il tag che noi siamo andati ad aggiungere infatti intorno alla maniglia è utilizzato tramite i piccolissimi scarti che ci sono durante la fase di taglio. Quindi per la produzione di questa borsa non ci sono poi dei materiali non utilizzati che vengono buttati via. Si utilizza il 100% della materia prima. Ci sono tre modelli, c'è la Rainbow 1 che è la borsa più piccolina. La Rainbow 2, che è il volume un pochettino più grande, quindi la sorella maggiore. E poi c'è la borsa più grande della collezione, che è la Rainbow 3, che è una borsa sottospalla con una patta sul davanti. Stesso identico concetto. È la prima collezione, per cui inizieremo la campagna vendite presso gli showroom, in quattro showroom in Italia. Quindi sostanzialmente queste borse andranno nei negozi non prima di gennaio-febbraio 2022 con la collezione Spring Summer.